Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. In questi giorni gli attacchi che vengono effettuati attraverso i satelliti spia con le armi ad energia diretta ad onde convogliate nel cervello delle vittime del controllo neurale sta praticamente prendendo una piega molto brutta perché le vittime attaccate con questi sistemi, con queste manipolazioni, diventano dei Manchurian Candidate, perdono la realtà dei fatti, perdono la concentrazione, gli si crea un cambio di personalità totale e addirittura incominciano a dire frasi e parole che non sono le loro, perché vengono pilotati attraverso il neural VoIP, radiofrequenze indotte nei condotti uditivi, che gli fanno dire frasi che non sono le loro. Pensate che ieri, venerdì 20 gennaio 2017, io sono andato in un locale e in questo locale ci sono delle persone che vengono pilotate attraverso il sistema del controllo mentale a distanza, con le alte tecnologie, con i satelliti spia. Voi dite, come fai a saperla questa cosa? Perché ho fatto delle analisi ambientali e ho notato che all'interno di questo locale ci sono dei campi elettromagnetici molto elevati e quando io entro dentro questo locale con l'elettroencefalografo sembra che io casco in uno stato di ipnosi e narcolessia, come se mi vogliono far diventare un sonnambulo e perdo la memoria temporanea. Ovviamente questa strategia di manipolazione mentale, questa strategia di attacco con arma ad energia diretta, arma psicotronica, arma ad onda convogliata, fa sì che la cavia che viene sottoposta a queste manipolazioni perde la realtà del ragionamento cosciente e incomincia a dire delle frasi o a rispondere a determinate domande in modo molto anomalo. Addirittura ci sono delle persone che fanno delle cose strane, ci sono delle persone che non riescono a connettere quando uno gli parla e gli spiega determinati argomenti tecnici e scientifici. Tutto questo serve per la destabilizzazione della persona e per cambiare i stati di umore o i stati di interazione verso i miei riguardi. Ho notato che quando queste frequenze e queste manipolazioni attraverso gli attacchi con arma di energia diretta ad onda convogliata, attraverso l'elettroencefalografo trascranico, attraverso le telecamere a scansione sintetica, attraverso il puntamento in trigonometria GPS o attraverso i microfoni laser che vengono sparati dai satelliti spia attraverso frequenze a fotoni e che rimettono un sistema che spara una frequenza e devono ricevere un'altra frequenza. Tutto questo ovviamente non è utilizzato per scopi di indagini, ma è utilizzato per esperimenti militari dei servizi segreti esterni che operano nel collaudo di armi ad energia diretta ad onde convogliate per creare su persone inermi cambi di personalità e dipendenza al gioco, dipendenza all'alcol, dipendenza alla droga, in continuazione addirittura con lavaggi del cervello, sincronici sono lavaggi del cervello subliminari che inducono la persona a pensare in un determinato modo o a ragionare in un determinato modo, oppure gli mettono delle patologie o delle sensazioni sul corpo che praticamente interagiscono con le dipendenze. Ovviamente i militari dei servizi segreti esterni che effettuano la mappatura cerebrale dell'individuo attraverso l'elettroencefalografo trascranico sanno perfettamente quali sono le frequenze che costringono il Manchurian Candidate tossicodipendente a fare uso di sostanze stupefacenti.
Ieri sera, all'interno di questo locale, ripeto, venerdì 20 gennaio 2017, stavano pilotando delle persone per attaccarmi a livello tecnico e scientifico. E addirittura i loro ragionamenti venivano talmente distorti che facevano cose che non avrebbero mai fatto se erano in uno stato di ragionamento cosciente. Purtroppo queste manipolazioni servono per destabilizzare il ricercatore, per destabilizzare le mie ricerche, i miei video, le mie interviste, le mie dirette radio e tanto altro. Poi che cosa succede? Che queste persone che vengono manipolate attraverso il controllo mentale ti attaccano psicologicamente, ti attaccano fisicamente. Come? Se te spieghi una teoria scientifica, una teoria tecnica, loro immediatamente te la buttano giù e dicono: ma no, ma non è come dici te, ma che cosa stai dicendo, è tutta una perdita di tempo. Oppure se te gli dici alcune cose che potrebbero essere la realtà della tecnologia di manipolazione e di controllo mentale, che serve proprio per creare il Manchurian Candidate o per pilotare delle dipendenze radio simulate e per indurre molte persone nel territorio nazionale italiano a acquistare gratta e vinci, a giocare all'otto, al superenalotto, ad acquistare sostanze stupefacenti, ad acquistare farmaci perché magari sono dipendenti da farmaci, e tutto questo fa incassare miliardi di euro allo Stato. Voglio ricordare che i più grossi narcotrafficanti in Italia non sono le organizzazioni criminali, no. Ve lo dico io chi sono. I più grossi narcotrafficanti in Italia sono coloro che possono avere la copertura dei sistemi di indagine e di investigazione attraverso i satelliti spia. Perché non è possibile in Italia vendere sostanze stupefacenti all'ingrosso, cioè tonnellate su tonnellate su tonnellate, e non avere la copertura dei servizi segreti, oppure non avere la copertura dei satelliti spia che effettuano le intercettazioni ambientali, i pedinamenti a tracciatura GPS e che effettuano determinate indagini con scansione sintetica RX e che possono vedere addirittura i carichi di sostanze stupefacenti fino a 100 metri sottoterra. È praticamente impossibile far passare tonnellate e tonnellate di cocaina ed eroina in Italia dai porti, dagli aeroporti. Vuol dire che qualcuno copre queste persone, oppure le organizzazioni criminali sono affiliate ai servizi segreti. Io ti faccio un favore a te e te mi fai un favore a me. E c'è sempre sotto il business di miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di euro. A che cosa servono i servizi segreti, alle organizzazioni criminali che distribuiscono le sostanze stupefacenti? Il Manchurian Candidate tossicodipendente. I servizi segreti ti mettono nel cervello, attraverso l'elettroencefalografo trascranico, attraverso le armi ad energia diretta, attraverso le frequenze ad onde convogliate, nei condotti uditivi, attraverso le frequenze dei centri nervosi centrali, la dipendenza da eroina e cocaina. E tutte le persone che fanno sentono questi gravissimi malesseri e pensano, attraverso la manipolazione cerebrale, che quei malesseri sono la dipendenza da droga e vanno ad acquistare in continuazione sostanze stupefacenti. Oppure una società farmaceutica fa uscire un farmaco che costa tanto e che magari allevia il mal di testa, e le persone sono incitate attraverso la manipolazione cerebrale con le frequenze del mal di testa ad andare ad acquistare quel farmaco. Il controllo delle masse serve per pilotare le masse a acquistare beni che magari non servono a niente, ma che fanno diventare ricchi chi vende questi beni. E il giochetto è fatto. Per questo, quando io sento in televisione "i latitanti non si trovano, la DIA sta facendo indagini da tutte le parti, non riesce a trovare il mega latitante, il mega mafioso, il mega terrorista",
Perché c'è qualcuno sopra l'onesta antimafia, l'onesti poliziotti, carabinieri, finanzieri, che spia i reparti operativi per favorire i latitanti, per favorire i narcotrafficanti. E il giochetto è fatto. Ma secondo voi com'è possibile che gli attentati vengono fatti tutti in un determinato modo e queste persone arrivano in un batter d'occhio nel luogo di destinazione e creano l'attentato, cioè un attentato studiato a tavolino da militari esperti? E fatalità, l'intelligence non ci arriva mai prima, l'antiterrorismo non ci arriva mai prima, i servizi segreti non ci arrivano mai prima dell'attentatore, e tutto questo serve per acquistare miliardi di euro di tecnologie, acquistare frequenze neurali che servono proprio per creare la manipolazione radiocognitiva. Voi dovete solamente immaginare se una società militare, una società di intelligence, una società del controspionaggio o dei servizi segreti possa manipolare o equilizzare la vostra mente attraverso i satelliti spia, attraverso le radiofrequenze, attraverso le ARP, e indurre la popolazione a ragionare e pensare in un determinato modo, o indurre la popolazione ad avere determinate malattie anomale. Ovviamente le malattie anomale a che cosa servono? Per vendere il vaccino anti-influenzale, e lì sono miliardi. E il giochetto è fatto. Quando si parla di servizi segreti deviati, non si parla di tutti i servizi segreti. Esistono delle branche di servizi segreti come la Stibiaim, il Gladio, la P2 e tanto altro, che operano non per il bene dello Stato, ma per il bene dei cazzi propri. E non gliene frega niente della gente, della popolazione italiana, se vive o muore sotto queste torture, sotto queste radiazioni e sotto queste manipolazioni cerebrali. Ribadisco, ieri sera, venerdì 20 gennaio 2017, mi hanno collegato con un elettroencefalografo trascranico. Volevano che il mio ragionamento doveva modificarsi agli eventi di fare uso di alcol, di fare uso di droga e di giocare ai gratta e vinci alle macchinette. Molte persone in Italia si suicidano perché praticamente hanno la dipendenza di giocare ai gratta e vinci a queste macchinette. Molte persone in Italia muoiono perché hanno delle anomali dipendenze da droga o da alcol. Il controllo mentale fa questo, la manipolazione radiocognitiva fa questo, manipolare la realtà cosciente delle persone e farti credere totalmente un'altra cosa. Facendo questo, loro possono guadagnare miliardi di euro perché ti cambiano la deduzione cerebrale attraverso quello che tu vedi, attraverso quello che te senti. E secondo voi chi guadagna tutto questo? Le società massoniche, i servizi segreti deviati, le società parallele sotto copertura che vengono gestite da società massoniche e da servizi segreti deviati? E il giochetto è fatto. Un saluto a tutti, amici da Emiliano Babilonia. Voglio ricordare a tutti quanti, vittime del controllo neurale, @gmail.com. Se volete testimoniare sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker, perché siete stati attaccati con queste armi ad energie dirette, perché venite manipolati con i satelliti spia, perché siete sottoposti a una sorta di sperimentazione collaudo di frequenze ad onda convogliata che manipolano i vostri centri nervosi, che manipolano la vostra mente, che manipolano i vostri ragionamenti, se siete uditori di voci o siete elettrosensibili, contattatemi e metteremo la vostra testimonianza in rete. Un saluto a tutti, amici da Emiliano Babilonia.